Ciao a tutti. Da pochi giorni c'è stata Pasqua. E il periodo pasquale, il periodo della meditazione, della riflessione, della preghiera, della fede. Com'era la fede ai tempi dei nostri avi? Paolo Sanelli, in I miei sogni sono stati tutti sulla Maiella, così scrive: in quei tempi si credeva molto alla religione. Mi ricordo che la domenica mattina si faceva la messa dell'alba per i pastori e tutti i pastori, tutti quanti, partivano all'alba per Caramanico. Andavano alla messa del pastore, alla messa dell'alba, detta anche messa della montagna. Poi tornavano a De Contra, facevano colazione con pane, frittata e salsicce e andavano con le pecore in montagna. La domenica non si lavorava. O meglio, non si arava, non si seminava e non si zappava neanche. In campagna la domenica si andava solo a fare l'erba o a prendere la legna o a pascolare le pecore, ma nessuno andava ad arare. In quei tempi i pellegrinaggi erano molto sentiti e si andava per i santi. Si andava in gruppo, si andava a piedi e si cantava: Evviva Maria! Evviva Maria! Si andava a Manoppello, al Volto Santo, si andava a Guardiacrele, a San Nicola. Mi ricordo che insieme a mia sorella abbiamo attraversato la Maiella tante, tante, tantissime volte per andare ai Santi. Andavamo a Prato La Peligna, alla Madonna della Libera. In quei tempi, quasi tutti i giorni, si parlava delle feste, dei Santi, dei patroni dei paesi. Le feste erano sacre e quando c'erano le feste, tutti i paesani andavano in cerca di fascini di grano. A De Contra venivano da Roccamorice e da Abateggio. Tutti davano una fascina di grano. Le fascine venivano battute ed il grano che si recuperava si vendeva per fare le feste. Alla vigilia di Natale, quando si preparava il cenone, si pregava e si dicevano le preghiere a Gesù Bambino. In ogni casa si pregava prima del cenone, fino a quando fu viva mia nonna ed ancora negli anni 50. Tutte le sere, dal primo di ottobre sino a marzo, si recitava il rosario. Vicino al camino e si recitava, forte, ma così forte, che da ogni casa si sentiva recitare. Questa è la Maiella. La Maiella è la montagna della meditazione, della fede, della religione. Forse aveva ragione Francesco Petrarca quando nel De Vita Solitaria, scrivendo della Maiella, la nomina Domus Christi, ossia la casa di Cristo, la casa della spiritualità cristiana. Torneremo sui sentieri della Maiella, torneremo a visitare gli eremi della Maiella, a parlare anche dei santi, della fede,